Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi preparo un piatto goloso. Si tratta di un primo piatto e sono le linguine con guanciale e pesto di radicchio. Ok? Passiamo subito agli ingredienti. Venite. Allora, per due persone occorrono 160 g di linguine. Io prendo queste della fabbrica della pasta del Gragnano e voi le troverete nel negozio online youdreamitaly.com. Poi occorre dell'olio extravergine d'oliva, quanto basta perché dovremo fare il pesto, 50 g di pistacchi, 2 cucchiai colmi di grana, 2 ceppi medi di radicchio, mezza cipolla, del guanciale 150 g, del pepe e poco sale quanto basta. Nel suo fornello ho già messo l'acqua salata e adesso andiamo a buttare la nostra pasta. Prendiamo adesso la nostra cipolla e il radicchio, lo tagliamo a piccoli pezzettini, ma neanche tanto piccoli perché comunque andrà frullato tutto nel mini pinner. Prendiamo, tagliamo prima a metà, ovviamente la verdura è già stata tutta lavata, togliamo il torsolo duro, così, tagliamo in un po' di parte. Ho messo un filo d'olio nella nostra padella e buttiamo cipolla e radicchio. Le facciamo proprio rosolare, saltare qualche minuto e poi le andiamo a frullare nel mini pinner. La pasta, come vedete, sta andando. Nel tempo che è cotta la pasta, perché questa ci vogliono 13 minuti, è pronto anche tutto il resto. Ho messo nel bicchiere del frullatore ad immersione il mio radicchio con la cipolla, dopo andrò a frullarlo. Ho preso il guanciale e adesso andiamo a tagliare a piccole striscette. Io le faccio così, poi le prendo e le taglio anche da questa parte, faccio dei quadratini perché sennò vanno in bocca dei pezzi troppo grossi. Prendiamo adesso il nostro guanciale e lo mettiamo a rosolare. Nel frattempo che rosola, la pasta è quasi pronta, noi facciamo il nostro pesto. Allora, nel bicchiere mettiamo, come vi ho detto prima, il radicchio e la cipolla, uniamo l'olio, se poi manca ne aggiungiamo altro. Il nostro formaggio, i pistacchi e un po' di pepe. Ok, andiamo a frullare il tutto. Adesso scoliamo la pasta direttamente nel guanciale, sempre con un po' di acqua di cottura, che ci servirà poi per amalgamare bene il pesto. Vediamo un po', facciamo insaporire, poi aggiungiamo il nostro pesto. Vedete che bel colore viola? Facciamo amalgamare bene, teniamo sempre l'acqua di cottura che ce ne servirà un po', proprio come vi ho detto, per far amalgamare bene il tutto. Wow, che profumo, bella e buona. Ecco, le mie linguine con guanciale e pesto di radicchio sono pronte, vedete, buone e belle. Ho messo anche un po' di grana sopra ed è veramente buonissima, non vedo l'ora di mangiarla. Se vi è piaciuta questa ricetta mettetemi un like e iscrivetevi al mio canale, e in più se volete le notifiche basta azionare la campanella. Ciao, alla prossima.